Eccoci, eccoci con Marte Sport Live. Allora date il vostro voto al 2020 del Napoli, ovviamente anche il mercato e situazioni infortuni, ne parliamo tra pochissimo. Rieccoci in studio. Fischio d'inizio. Passaggio, tiro. In testa, come sempre linee aperte, microfoni accesi, via! Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Alfredo Maiorano, insieme sino alle 14 sarà anche Fedele contro tutti tra un po', però saluto anche il compagno di viaggio, che non è compagno di viaggio, il collega, amico Massimo D'Alessandro, collegato con noi, ciao Massimo, buongiorno. Il smart working, ciao Dario, un saluto naturalmente a tutti i partiti all'ascolto, buongiorno. Esatto, caro Massimo, accogliamo subito Enzo Bucchioni, direttore, buongiorno. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Buongiorno Enzo. Ciao a tutti, ciao. Cari auguri subito, caro Enzo, c'è da parlare chiaramente della Serie A che riparte, il Napoli riparte da Cagliari, c'è il mercato, la situazione Milik, il contratto di Gattuso, gli infortunati, il Napoli che questa mattina ci sta allenando, però abbiamo chiesto che tramite social, le pagine Marte Sport Live di Instagram, Twitter e Facebook, che voto date ai nostri amici ascoltatori, lo chiedo anche a te, al 2020 del Napoli, che in sintesi ricordiamo ha vinto la Coppa Italia, è arrivato poi settimo in campionato, fatto così così con la Champions, col Barcellona, bene se vogliamo con l'Europa League e poi l'ultima parte di questo campionato diciamo così agrodolce, che ne pensi, che voto dai? Ma io do un buon voto, 6 e mezzo in certi momenti. Anche per il gioco 7, do 7, 6 e mezzo complessivamente 7 dal lavoro di Gattuso, perché poi bisogna sempre pensare da dove è partito questo Napoli, no? La situazione di difficoltà di gennaio, poi la squadra è cresciuta nella consapevolezza, è cresciuta nel gioco, è arrivata a vincere la Coppa Italia in questo secondo campionato del lockdown, questo che stiamo vivendo ora, comunque è ancora, manca una partita da giocare, è una partita in meno rispetto alle altre, è ancora in zona Champions, quindi sta facendo il suo, quindi secondo me in un momento di positività con qualche criticità che va risolta e anche un po' di sfortuna per tutta questa serie di infortuni. È vero che sono capitate a tante squadre, quasi tutte, proprio per la contingenza di questa pandemia, della situazione, però il Napoli è stato colpito particolarmente in un reparto, l'attacco è appagato negli ultimi tempi, sia l'assenza di Osimhen che Mertens, complessivamente una buona stagione. Ecco, guardando sempre al 2020, però alla Serie A più in generale, è chiaro che il Milan ha fatto cose strepitose, quindi fa gara a sé, diciamo, in questa speciale competizione, ma sul podio, oltre il Milan, appunto, quale altre due squadre ci metti della Serie A? La Juventus ha vinto lo scudetto, quindi non è che non puoi trascurare Juve, che vince per il nono anno consecutivo uno scudetto che non è mica scontato, visto che le altre si erano rafforzate. Poi al terzo posto ci metterei l'Atalanta che ha fatto comunque una stagione straordinaria, sia in campionato, chi l'avrebbe detto, l'Atalanta ancora una volta in Champions, già era un'anomalia il primo anno, ti confermi nel secondo anno consecutivo in Champions, è andata avanti, ha sfiorato addirittura le semifinali. Ricorderete in quella partita senza l'infortunio del Papu Gomez, secondo me con il Paris Saint Germain non so come sarebbe andata a finire, e quindi l'Atalanta l'ha detto sul podio, sì, naturalmente come hai detto tu sono completamente d'accordo, chi non è d'accordo il Milan per la striscia dei risultati con la classifica stessa dei punti fatti durante la stagione, quindi io vedo queste tre sul podio e subito sotto il Napoli. Però Enzo, ti chiedo anche cosa pensi che i tifosi del Napoli debbano augurarsi per il 2021, di tornare in Champions, di vincere un trofeo, di avere subito a gennaio un acquisto importante per completare la squadra? Ma guarda, non so se farà un acquisto importante, parlando di mercato, quella cosa che arriva più in fretta, quindi tra pochi giorni. Affascina anche di più i tifosi in questo momento, almeno. Anche di più, perché c'è tutta una serie di illusioni. Non so se il Napoli farà qualcosa, io sarei contento per il Napoli se riuscisse a fare, se ne parla, Emerson Palmieri o comunque un esterno di sinistra per dare a quella fascia un maggiore, a volte qualche problema è nato in quella zona lì, senza togliere nulla a Mario Rui,
per carità, ma se metti nelle energie fresche un giocatore di grande qualità in ottica nazionale italiana, secondo me quello può essere. Poi per il resto il problema del Napoli deve recuperare più in fretta possibile Osimhen, Mertens, tutta quella qualità e soprattutto i muscoli di Osimhen, la qualità di Mertens che sono determinanti per il futuro. Io vedo una squadra che è destinata a crescere, bisogna risolvere le criticità, anche il contratto di Gattuso, no? Siamo a dire una banalità, lui ti dice non mi interessa relativamente, pensiamo a lavorare, ok, però se arriva un segnale forte anche per il gruppo, e questo secondo me è una positività che può aiutare a crescere. Questo è un gruppo che deve crescere, che deve abituarsi anche alla continuità di rendimento. Mi direte complicato per le tre partite alla settimana, tutto quello che è il mondo che ci circonda oggi, più difficile rispetto a un anno fa, è vero, però al Napoli è mancata un po' di continuità, che io chiederei questo. Poi se trovi continuità, risolvi questi problemi, io credo che ti verrà di conseguenza. Il Napoli, se torna in Champions, se arriva nei primi quattro, io credo che possa essere un obiettivo importante, rimanere però agganciato al treno anche per un eventuale passo falso di altre squadre, di farti trovare pronto. È stato in testa alla classifica tanto tempo in questo inizio, perché se ci avessimo aggiunto il punto di penalizzazione e i tre punti che mancavano di quella famosa partita maledetta che ha condizionato, all'inizio il Napoli è stato a lungo in testa alla classifica. Quindi potrebbe, quella è la sua dimensione, rimanere nel giro delle quattro. Ecco, mi piacerebbe solidificare Enzo Bucchioni anche dal punto di vista ironico e chiedere un pagellone di questo 2020 alla sua maniera. Però Enzo, resto invece serio. Torneremo a farli quando sarà finito questo periodo, che so, di Allegro c'era poco, torneremo a scherzare, perché mi piace anche scherzare sul calcio, mi sembra una chiave l'ironia, se no ci prendiamo troppo sul serio, dai. Beh, ma sono tanti che scherzano sul calcio e cercano di fare ironia. La tua, mi permetto, lo sai, te l'ho detto tante volte anche privatamente, di un livello assoluto. Senti, l'ultima però riflessione, siccome hai citato quella partita mai giocata, Juventus-Napoli, che prima o poi si giocherà, come hai letto anche tu e visto, in Inghilterra si sono regolati in maniera assai diversa, ecco. D'altro canto il fair play è roba loro, insomma. Sì, anche se poi ho visto che un po' di qualche polemicuccia è stata fatta, hanno un approccio diverso. Qui è tutto, come dicevo prima, tutto sembra rientrare in chiesa quando parli di calcio, no? Per certa gente, quindi è tutto molto più complicato, i tifosi l'interpretano in un certo modo. Sarebbe stato in un mondo ideale, quello che vedo io, quello che penso io, alla telefonata di De Laurentiis Agnelli avrebbe dovuto rispondere, ecco. Sentiamo la Lega, ma se sono d'accordo loro, per me non c'è nessun problema. Ecco, questo è il mondo ideale del calcio come lo vedrei io, e poi purtroppo non succede, perché dai tempi dei gladiatori mostri tu a vita mea, se posso fare un po' il football lo faccio. Se qualche interesse c'è, perché interessi economici sono enormi, quindi un punto sposta anche questo. Dobbiamo un po' abituarci, no? Ormai siamo abituati da tanto tempo. Forse il mondo inglese a volte lo idolatriamo, perché è un mondo ideale, no? Il dio inglese che ci piace più del nostro. Certo, ti ripeto, però il mondo ideale ce lo costruiamo nella testa, non c'è. Bisognerebbe però che questo sì, al di là del mondo ideale, vorrei una Federcalcio, una Lega più attiva, più presente, più capace di dirimere queste questioni, perché se fosse intervenuta la Lega per tempo, proprio per quella partita lì, e avesse convocato le due parti, dire signori che facciamo, c'è questa situazione, la rigiochiamo, troviamo assieme una data, invece stare lì a guardare, aspettare gli eventi, far entrare in campo le ASL perché non sai decidere, perché non hai le idee, perché ti fidi di un protocollo che faceva acqua e non te ne eri accorto, ecco, questo lì si può migliorare. Sul mondo ideale è più faticoso. È vero. Enzo, grazie davvero per il tuo intervento, un grande, anzi un normale, sereno 2021 per te e per i tuoi cari. Auguri direttore! Anche a voi, è sicuramente un piacere, un abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano. Ciao. Grazie davvero, Enzo Bucchioni. Dobbiamo andare in pubblicità, caro Massimo. Torniamo con te, ovviamente anche con Pasquale Tina, ultimissime da Castelvolturno, ma anche il mercato con Niccolò Ciccarini, la situazione di Gattuso e poi Fedele contro tutti. A tra poco. Marte Spotlight.
Marte Sport Live. Eccoci tornati da Rio Sarataro con Massimo D'Alessandro in Smart Working. Arrivano anche i vostri voti al 2020 del Napoli. Giulio Ashford scrive un 8 per aver addrizzato la navigazione sgangherata ancelottiana alla vittoria di Coppa Italia, un 5 per questo Napoli al quale al di là degli infortuni non riesce a dare un gioco. Francamente fatico a vedere un futuro un Gattuso in panchina, spero di essere smentito, poi ci fai gli auguri che ovviamente ricambiamo con affetto. E poi ancora questo amico scrive: prossime 3-4 partite giocheremo con Petagna e Llorente, con 4 punti secondo me scatterà l'esonero di Gattuso. Ricordiamo che il Napoli giocherà 8 partite in 29 giorni, subito 2 in 3 giorni tra Cagliari domenica e Spezia all'Epifania al Maradona. Caro Massimo, ci sei? Ci sono e vorrei, diciamo, fermo restando che Bucchioni, per carità, io sono fan e sono quasi sempre d'accordo con lui, però guardando al podio, diciamo, della Serie A di questo 2020, se è vero come è vero che ogni anno in Italia si assegnano due titoli, quello di campione d'Italia e la Coppa Italia, per me non considerare il Napoli almeno sul podio, che ne so, anche l'ultimo gradino, e per la vittoria della Coppa Italia diciamo, è una cosa un po' pesante, fermo restando poi tutte le considerazioni, è stato comunque un anno travagliato per tutti, anche per il Napoli, che comunque in ogni caso questo maledetto 2020 ce l'ha in bacheca, lo ricorderà a lungo. Senza dubbi. Con Pasquale Tini invece capiamo come stanno gli infortunati, in attesa di capire anche che devono arrivare ancora Osimhen e Mertens. Buongiorno Pasquale. Sì, ciao Dario. Sì, la squadra è ancora Pasquale. In campo dopo ciao Massimo, dopo l'allenamento di ieri. Dobbiamo che altro valutare se Demme recupera per la partita con il Cagliari, perché Koulibaly la società probabilmente gli farà saltare a 2 se non 3 partite, in modo da non curare al meglio, insomma, il suo infortunio muscolare. Un giocatore che ha una muscolatura delle fasce complesse, quindi non si può rischiare, perché già l'anno scorso di fatto per 2 mesi, anche 3, se ricordiamo bene tutti quanti insieme, ha compromesso la sua stagione. Stavolta il Napoli ovviamente non se lo può e non vuole permetterlo. E poi chiaramente tutto il resto sono scelte di capire se Isai può trovare posto a Cagliari, se ovviamente non dovesse giocare Demme poi Fabian troverebbe posto, e ancora Meretto Ospina. Poi in attacco non credo che ci siano dubbi sul quartetto Lozano, Zielinski, Insigne e Petagna, con Politano in panchina, Pasquale, al momento almeno. Sì, credo di sì, con Politano in panchina e con Llorente, che secondo me farà qualche altra apparizione. Cioè, avendo nelle prime 3 partite, se non 4, soltanto Petagna, e non puoi pensare che Petagna giochi tutte le partite intere da 90 minuti ogni 3 giorni, quindi devi comunque un po' gestirlo. E in questo senso il segnale che abbiamo avuto con Llorente lo rivedremo anche nel 2021, tant'è vero che il Napoli ha bloccato la cessione di Llorente almeno fino al 21-22 gennaio, cioè recuperare qualcuno e poi dopo magari trovargli una sistemazione, visto insomma che a novembre sembrava fatto il passaggio alla Sampdoria, poi il passaggio è saltato e quindi adesso il Napoli lo ha messo in stand by. Pasquale, ti posso chiedere? Aspetta Massimo, perché prima coinvolgiamo anche, a proposito di mercato, visto che stiamo parlando anche di mercato, Nicolò Ciccarini. Ciao Nicolò, buongiorno. Buon pomeriggio a voi, un pomeriggio a tutti. Ciao Nicolò. Vai Massimo, vai direttamente tu con Nicolò se ti va, o con Pasquale. No, volevo chiedere entrambi notizie su Lobotka, che possiamo considerare l'acquisto tra gli ultimi del Napoli più deludente, insomma, considerando che Rahmani francamente non l'abbiamo ancora visto, per cui aspettiamo prima di giudicarlo. Però Lobotka, in considerazione anche di un'altra cosa, che il Napoli lo ha cercato a lungo, no? Visionato, divisionato, eccetera eccetera, più volte, e poi alla fine è riuscito a prenderlo, ma tutte le volte che ha avuto l'opportunità di esprimersi non ha dato il meglio di sé, ecco, mettiamola così. Potrebbe andare via a gennaio? Chiedo Nicolò. Sì. Ma io, guardate, stavo seguendo quello che dicevate prima. Allora, io ho la sensazione che se partono 2 giocatori nel Napoli vanno via ovviamente Milik, ma questa non è una notizia perché lo sappiamo già da tempo, e Llorente. Poi le modalità di uscita e le tempistiche sono tutte ancora da valutare e da scoprire, perché comunque su Milik la richiesta è sempre 15 milioni di euro, quindi Atletico Madrid o non Atletico Madrid, oggi la richiesta è questa, e Milik sa bene che in questo momento non c'è nessuna apertura del Napoli, è una cifra inferiore. Più avanti magari qualche scenario può cambiare, però al momento la situazione è questa. Su Llorente condivido quello che avete detto, sicuramente è un giocatore che può partire ma non subito.
e vediamo che succede con la Samp, vediamo che succede con l'Atletico di Bilbao, qualcuno sostiene che possa andarci sopra la Juventus, però anche qui è tutto da vedere, ma in uscita per gli altri, almeno a quello che so io, non esce nessuno. Solo questi due giocatori. Poi il mercato magari offre delle situazioni che oggi non possiamo prevedere, ma la situazione al 29-30 dicembre è questa. Cioè che escono solo loro due in questo momento. Pasquale, nel salutarti, visto che oggi scrivi su Repubblica e per Repubblica che Napoli comunque non molla l'ipotesi, l'idea Emerson Palmieri, che potrebbe anche valutare la cessione di Mario Rui. Sì, nel senso che, come diceva anche Niccolò, ecco perché per esempio rispondo brevemente a Massimo, se Lobotka ad esempio piace al Torino, il Torino lo vuole, il Napoli quello deve sostituire. E quindi non è semplice. In tempi di Covid non può restare con 5 centrocampisti. Dovresti trovare insomma un giocatore tra virgolette in prestito, perché dubito che il Torino investa sullo Botka. Su Emerson Palmieri deve uscire un esterno. Gli esterni sono Marco Iculam. Se ci fossero proposte per Mario Rui, il Napoli le ascolterebbe. È chiaro insomma che questo non è una cosa facile. Che Mario Rui è rinnovato in estate a 2,5, quindi insomma non è una situazione facilissima. Soltanto con un'uscita il Napoli potrebbe prendere qualcuno. Nicola ha ragione, al momento il mercato del Napoli è bloccato soltanto con quelle due uscite, però manca, siamo al 30 dicembre e quindi se si dovesse creare l'opportunità di fare qualche scambio il Napoli lo farebbe. Al momento insomma registriamo delle, come dire, delle sensazioni. È vero che il Napoli si tiene informato su Emerson Palmieri, ma in questo momento è una cosa di vista. Pasquale, grazie, ci sentiamo domani. Saluto Pasquale Tina, scusami Nicolò. Ciao, ciao Pasquale, un abbraccio. Ciao ragazzi. Condivido totalmente, anche perché su Emerson Palmieri comunque la condizione sine qua non è casomai il prestito, che non hanno intenzione oggi di fare un investimento. Comunque col Chelsea hanno creato un canale, no, con Bakayoko, per cui secondo me se c'è anche una minima possibilità la potrebbero prendere in considerazione, però a oggi non ci sono aperture. Posso Dario inserirmi per chiedere a Nicolò del Papu Gomez, perché insomma leggiamo, sappiamo di diverse squadre, Fiorentina, Juventus, soprattutto Inter nelle ultime ore molto interessate, direi a ragion veduta, a questo calciatore, ma il Napoli potrebbe inserirsi secondo te? Ma io devo dire la verità, ora Papu Gomez farebbe comodo a tutte le squadre più importanti di Serie A e non solo. Io credo che il Napoli abbia un parco attaccanti oggi insomma di primissimo livello, insomma, ne ha talmente tanti di giocatori che potrebbe anche, voglio dire, avere tra virgolette dei problemi, no? Nel senso di abbondanza, se ci pensi bene, piuttosto che ci andare a cercare un altro attaccante, credo che loro siano pieni. Poi sai, al di là del Papu Gomez, che io personalmente prenderei subito, ecco, quindi credo che questo ragionamento lo possa fare chiunque squadra, magari il Napoli compreso, anche se oggi non ha questa grandissima esigenza di andare a prendere il Papu Gomez, però il Papu vuole 10 milioni, cioè quindi oggi chi vuol prendere Gomez deve spendere 10. Tanto l'Atalanta non fa sconti a nessuno, quindi ma l'Inter è così vicina, come diceva Massimo, come effetti leggiamo anche da alcuni di Berger. Guarda, allora io lì ti dico, secondo me ci sono due aspetti da valutare. Allora, quale linea prevale? Perché cioè, se prevale la linea Conte, lui vorrebbe un vice Lukaku, no? Certo. Attaccante strutturato fisicamente, insomma, un giocatore che comunque sta alle spalle di Lukaku, ma che neanche le caratteristiche fisiche. E qui, insomma, se prevale questa linea, bisogna andare su un altro tipo di calciatore, perché Papu è brevilineo, veloce, rapido, più seconda punta che prima punta, se vogliamo utilizzare questo schema di ruoli offensivi. Se invece la società decide di andare su questo, diciamo, secondo aspetto e non seguire totalmente magari l'idea dell'allenatore, ecco che Papu Gomez potrebbe diventare una grande occasione di mercato. Ecco, io ancora non ho capito, voglio essere sincero, non ho capito se si va su quel tipo di attaccante o se si va su un giocatore alla Papu Gomez. Cioè, secondo me, cioè, chi lo prende a prescindere dal ruolo, cioè fossi l'Inter io lo prenderei, ecco. Però poi sai, vedendo anche quello che è successo con Eriksen, forse l'Inter un attimo, cioè, vuole essere sicura, perché poi nessuno regala nulla oggi. È vero. Nicolò, grazie per il tuo intervento, auguri, buon 2021 soprattutto. Grazie. Ciao Nicolò, un saluto a tutti. Auguri. Ciao. Sempre puntuale e affettuoso. Ciao. Massimo, che voto dai al 2020 del Napoli allora? Io al netto di tutte le difficoltà, in considerazione anche del cambio dell'allenatore, quindi delle difficoltà oggettive avute da Gattuso in una prima fase con uno spogliatoio che era
molto più che spaccato e diviso. Sì. Come sappiamo, io do un 7 pieno. Ripeto, il Napoli ha vinto la Coppa Italia ed è l'unico titolo scudetto a parte che si assegna nel nostro paese, per cui secondo me un voto alto non si può non dare. Ecco, poi è uscito dal Barcellona male, col Barcellona, lo ricordavi tu prima, dalla Champions League, ma è una stagione insomma, dobbiamo dire cose già dette, stranissima, particolarissima, per cui voto per me abbondantemente sopra la sufficienza. Sì, condivido anch'io, effettivamente, con delle tante piccole occasioni sprecate, anche queste di questa parte della stagione, prima parte della stagione 2021, effettivamente la percezione è che senza la Juve dominante si poteva fare qualcosina in più, anche se poi il Napoli è meno uno. Dobbiamo andare in pubblicità, c'è Fedele contro tutti, però salutiamo proprio in un paio di minuti il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie dell'invito, è sempre un piacere. Grazie, so che abbiamo strappato alcuni impegni importanti, però volevo chiederle subito, ma dobbiamo A, preoccuparci che Gattuso non rinnovi con Napoli, B, soprattutto lei ha vissuto anche la vicenda purtroppo della malattia agli occhi che ha il buon Rino. Sì, devo dire la verità, questo piccolo problema, come lui tende a minimizzarlo, già l'aveva qualche anno fa, che poi è stato all'inizio quando lui smise di giocare. Nella parte finale della carriera di calciatore, sì, infatti lui terminò per questo motivo qua e ebbe dei problemi. Il periodo in cui lui era in Svizzera, non so, 5 anni fa, 6 anni fa. Questo problema lo sta accompagnando e lui, come tutte le cose che fa, innanzitutto le gestisce con grande, grande discrezione. Questo è sinonimo, secondo me, è un grande valore. E poi ci combatte, me ne sono accorto anch'io guardandolo in televisione, sapevo di sta roba naturalmente, quindi sinceramente quando poi ha fatto l'intervista sul giornale, dove anche lì ha dimostrato una grande forza, perché non è da tutti porla in modo così propositivo, sì, trasformandola addirittura in un esempio per i giovani, è uno spettacolo. E gli faccio, insomma, sinceramente non è da tutti, di quell'argomento lì anche quello lo vincerà. Direttore, domanda in generale sul mercato che sta per aprire 4 gennaio, 1 febbraio, cosiddetto di riparazione. Che mercato sarà in questo stranissimo campionato di Serie A? Ma un mercato strano, gennaio lo è sempre in modo riduttivo, a gennaio mediamente si fa il 20-25% delle operazioni tutto l'anno. Molti scambi in generale, anche negli anni precedenti, quest'anno saranno ancora di più perché mancano soldi. Poche squadre avranno la possibilità di far qualcosa, tra quelle che farà qualcosa credo ci sarà il Napoli, un po' perché traspare, un po' perché qualche segnale c'è e un po' anche perché l'hanno dichiarato loro, però in generale grandi colpi non me li aspetto. Direttore, nel salutarle e fare gli auguri per un ottimo 2021, firma o non firma Gattuso, se resta anche con un contratto quinquennale, se dovesse andare male facendo le corna, speriamo di no, si lascerebbe tranquillamente, anche inversamente, se dovesse andare bene allungherebbe senza problemi, possiamo dire così, al di là dei problemi che non risultano essere solo burocratici per questo rinnovo ormai, sì, diciamo. Io credo anch'io siano poco più che burocratici. Fino a che non c'è la firma, certo, tutto può succedere calcio, tutto, ma certo. Attento bene, ma importante è che più che la firma è bene siano gli accordi chiari tra loro, tra il presidente e lui, perché nel momento in cui un domani, anche in presenza di contratto, ci dovesse essere qualche problema, Rino ci mette a buttare tutto per aria. Se viene leso un accordo che oggi eventualmente viene fatto, quindi l'accordo formale secondo me è fondamentale e si farà. Però se ci dovessero essere dei problemi, lui ci mette poco a rinunciare ad un contratto. Nella sua vita l'ha già fatto 2 o 3 volte, non è la prima volta. Infatti, anche quando con lei era al Pisa fece cose del genere, diciamo, analoghe. Direttore, grazie, buon 2021. A voi auguri. Grazie. Caro Massimo, noi ci sentiamo domani per la puntata degli auguri del 31. Immagino ascolterai il grande Enrico Fedele tra poco scatenato. Imperdibile. Ricordo che la rubrica si chiama Fedele contro tutti. Giusto. scherzo, naturalmente un saluto a tutti, a te Dario, ancora auguri. Grazie al nostro Massimo D'Alessandro, 081-63-6363 per parlare con Enrico Fedele tra 120 secondi. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, qui parla sempre Dario Sarnataro con Luciano De Santis, adesso in regia. Saluto e ringrazio dunque Alfredo Maiorano. 339-666-9990 anche per esprimere il vostro voto al 2020 intero, da gennaio a dicembre, del Napoli di Gattuso, perché Gattuso è iniziato nel dicembre 2019, ma adesso, come detto, allo 081-63-6363 è il momento di Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele. Direttore, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Allora, 081-63-6363, ma anche molti messaggi già che arrivano per lei, però il suo voto al Napoli 2020, che ha vinto la Coppa Italia, che è arrivato settimo in campionato, che in questo momento è quinto, e che ha fatto così così in Europa tra Champions e Europa League. Sei? Così poco o va bene così? Perché? No, va bene, va benissimo. Va bene, va molto bene. Perché sei? Perché è una sufficienza. La Coppa Italia meriterebbe di più, il settimo posto meriterebbe di meno. La media, dice lei. Ecco, questo campionato, partito in una maniera, sta prendendo delle pieghe diverse, e questo 6 è solo uno sprone ad andare avanti, perché si può andare a 7 o anche a 8 se si cambiano certe cose, soprattutto mentalità, e principalmente se non si ostina a certi atteggiamenti tattici. Allora, 081-63-63-63 ha chiamato per primo Marco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno direttore. Buongiorno Marco. Allora, voglio fare una domanda. Secondo me voi siete stato troppo buono a dare un 6 a questo anno del Napoli. Addirittura, perché sì. Vabbè, sì, beh, prego, dici. Perché non è la vittoria della Coppa Italia che, diciamo, fa notare dei deficit di una squadra e di una società. Secondo me Gattuso ancora non ci ha capito niente, da un anno sta a Napoli ma ancora non ci ha capito niente, perché ancora non c'ha una base fissa di 7-8 elementi su cui puntare. Questo secondo me. No, secondo io nei miei accordi. E poi. Sì, facciamo concludere Marco, prego, rapidamente. Posso? Sì, vai Marco. Ah, poi direttore, ogni tanto bisogna anche snaturare la propria idea calcistica. Non è detto che devi giocare forse con questo 4-2-3-1, 4-4-1, 4, cioè molto spesso Gattuso si intestardisce sulle proprie idee e cioè per me è sbagliato, per me, nel mio piccolo. Grazie, Marco. Buon anno, del mio 6. Ciao, buon anno pure a te, Marco. Allora, hai fatto una sintesi del mio 6. Quando io ho parlato di ostinazione o di conciutaggine nell'organizzazione tattica, era quello che dicevi tu. Il calcio è fatto di risultati, il risultato è fatto di chi vince, secondo è il primo dei perdenti, quindi il Napoli ha vinto qualcosa, non so se mi sono spiegato. Ecco perché la Coppa Italia non è la coppetta, è sempre uno dei tre trofei importanti. Poi c'è stata un poco di delusione in quest'ultimo tempo, sì. C'è stato anche il campionato che ci ha portato al settimo posto, allora la gente dice se non avessimo fatto testi, settimi, se non avessimo vinto la Coppa Italia e andare di diritto in UEFA non avremmo fatto niente. Però i ma non esistono, oggi esiste. Oggi che cosa c'è? C'è una insoddisfazione della gente, anche mia, a non... Ma il direttore, ma è legata soprattutto secondo lei al fatto che non c'è la Juve dominante, quindi il campionato è più equilibrato? No, al fatto che il Napoli ha oggettivamente una squadra forte. No, il Napoli non ha una squadra forte. No, è scarsa. Il Napoli ha una ottima squadra di giocatori super valutati che non hanno vinto mai nulla. Nessuna parte, nessun giocatore ha vinto, e quindi però eravamo tutti convinti, io lo stesso, che siccome questo campionato non ha padroni, la Juve è quello stato che avete, l'Inter è stenta, il Milan è una sorpresa e come tutte le sorprese dura, punto interrogativo, il Napoli avendo dei giocatori che sono stati, c'è un po' di frustrazione perché uno vede quelli anche dell'anno anche scorso, l'Inter, anche quelli dell'anno forte scorso ha vinto col Napoli grazie a un rimpallo fondamentalmente. Ora sì, vabbè, andiamo al telefono direttore, però, perché altrimenti togliamo spazio, sì, ai nostri amici. C'è sempre al 081-63-63-63 Vincenzo. Ciao Vincenzo, buongiorno. Salve, buongiorno direttore, buongiorno. Vai, le volevo chiedere, visto che lei tempo fa ha sempre detto di Fabian Ruiz, quindi ad oggi un dirigente di lungo corso, ha avuto le sue ragioni, ma non pensa che forse in questa società
manca proprio un senso di appartenenza, partendo dal presidente a tutto il suo entourage. Perché secondo me il vincere, e lei è uno che ha vinto, ci vuole la coesione. Io vedo che è una società molto scollata tra di loro, quindi automaticamente si ripercuote su tutta la struttura e quindi automaticamente... E poi un'altra cosa, sì. Non penso che forse dovremmo cambiare direttore sportivo? Grazie Vincenzo, direttore. No, guarda, su questo non mi trovi d'accordo. Il concetto è che Giuntoli non è, io non sono stato mai tenero, non lo sono. Giuntoli i giocatori li riesce a individuare. E poi per tanti motivi, che saranno lungaggini, contratti di 20-30 sì, pagine, diritti dell'immagine... E poi non fare mai un passo più grande, cioè il calcio che De Laurentiis è business. Oramai scordiamoci la passione, l'attaccamento. Lo è praticamente per tutti, però prima di andare da Nicola, rispondendo ancora a Vincenzo, il Napoli manca di quello spirito di appartenenza, è così secondo me. Ma guarda, ma dove sta più lo spirito di appartenenza? Forse il Milan ce l'ha quest'anno, nel dirigente. No, dico anche come spirito di squadra che il Napoli. Ma forse solo Donnarumma o Calabria che viene dal settore giovanile. Non c'è. Ok. Ehi, però se vai a vedere, hanno preso il ragazzo dall'Empoli quest'anno, che si sta da 2 anni, Ibrahimovic va e viene, Rebic ha cambiato adesso, il ragazzo... Quindi l'appartenenza no, magari lo spirito di squadra invece può migliorare. Andiamo da Nicola. Nicola, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno direttore, volevo farvi 3 domande. 3? A bruciapelo. Vai, rapidissimo allora. Gattuso da dove? Da Napoli. Poi? E poi volevo sapere se c'è un ritorno di fiamma per Sarri. Vai. E se De Laurentiis ormai ha finito il suo cammino a Mamma Napoli. Mia. Addirittura. Che tanto anno. Ciao Nicola, mamma ciao mia. Nicola. Allora Nicola, no, Gattuso è ancora giocatore, però ha delle buone idee, infonde una certa sicurezza, ma deve capire che non tutti i giocatori la pensano come lui e che lui non può far giocare, non può far correre dei cavalli che sono abituati a giocare a correre a trotto, correre a galoppo. Quindi anche fare un poco di ordine nella sua mente, adattarsi ai calciatori, perché gli allenatori, ricordate, che non hanno mai vinto nulla, vincono solo i calciatori e tu ti devi adattare ai calciatori. Un altro stiamo amico parlando del modulo, il 4-2-3-1, io non lo vedo perché non ci stanno i giocatori di altri. Il ritorno di Sarri possibile, diceva l'amico. Assolutamente no, spero di no. Io ho reputato Sarri un grande allenatore dal lunedì al sabato, che ci ha fatto perdere per la sua ostinazione 2 scudetti. Va bene, andiamo da Salvatore, poi rispondiamo dopo su De Laurentiis. Buongiorno Salvatore. Buongiorno direttore, le voglio fare alcune domande. Non a livello tecnico di squadra, ma a livello societario. Io vedo questo De Laurentiis sempre questo atteggiamento patriarcale, di non strutturare bene una società che potrebbe essere in futuro una società vincente con tutto il patrimonio dei calciatori che ha. Io penso che il problema venga proprio dalla società, perché De Laurentiis non ha ancora un atteggiamento più largo. Posso rispondere se ho capito? Salvatore, grazie, dobbiamo andare in pubblicità però, direttore, allora. Però se ha una risposta breve. È breve. Okay. De Laurentiis si è abituato nella sua azienda ad essere un patriarca, cioè faccio tutto padre io. Padre e padrone, e ha portato questo stesso sistema anche nel calcio, dove i manager non sono consultivi, poi alla fine decide lui. Sì, tra l'altro con dei risultati deve darsi però a mio giudizio. Deve darsi una struttura manageriale dando più potere anche a chi vive di calcio da tanti anni e non da 10 anni. Lo diciamo da tempo, è vero. Dobbiamo andare in pubblicità, giusto 110 secondi, poi prosegue Fedele contro tutti allo 0816363. Anche tantissimi messaggi da leggere, a tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci diretta con Enrico Fedele. Allora direttore, molti messaggi per lei, prima di tornare al telefono 0816363. Arturo da Barcellona le chiede proprio in maniera secca se secondo lei Emerson Palmieri sarebbe un ottimo innesto, anche perché sulla fascia sinistra c'è Insigne, c'è l'intesa della nazionale. Direttore? L'abbiamo perso Enrico Fedele? Ah sì, l'abbiamo perso. Allora leggiamo un po' di messaggi.
Questo amico, anzi amica Gilda, scrive: il 6 di Fedele è un risultato streminzito al voto alla stagione del Napoli, anzi al 2020 del Napoli, dove a Napoli 7 e mezzo. Oltre alla Coppa Italia abbiamo passato da primi un girone europeo molto impegnativo, potevamo addirittura non farcela ed attualmente siamo in corsa per il piazzamento Champions con i migliori giocatori fuori, addirittura quello su cui si era imbastito il nostro gioco, fuori da 10 gare. Per Gattuso e il Napoli solo applausi e auguri a tutti voi da Gilda, che invece ha la versione, diciamo, ottimistica in questo senso. Poi ancora, questo amico scrive: per me il 6 e mezzo al Napoli per la Coppa Italia, male in campionato. Torniamo da Rico Fedele, eccoci qua direttore. Sì, le chiedeva Arturo dal Barcellona se Emerson Palmieri sarebbe un ottimo innesto anche per l'intesa. È un giocatore che può fare la differenza in quel ruolo, l'ha fatto in nazionale, è stato col Chelsea e porta anche dell'esperienza, sicuramente sì. Andiamo da Medeo al telefono, buongiorno. Ciao Dario, saluto anche il direttore. Ciao. Direttore, ho sentito che lei giustamente ritiene come me questa rosa del Napoli che può lottare per i 4 posti Champions. Però questa domanda qua le faccio: ma come mai questo Napoli in queste ultime 3 partite ha giocato, ha seccato queste ultime 3 partite? Volevo sapere un suo parere, dipende pure un po' da indubbiamente la fatica dei calciatori, un po' anche gli ingaggi che purtroppo non vengono rinnovati i contratti. Un suo parere, faccio gli auguri a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i marziani di un 2001 di salute, 21. Amore, 2021. Anche a te Amedeo tanti auguri. Direttore, che dice? No, io credo che Amedeo il concetto sia stato frutto di una inversione di tendenza che ha fatto il Napoli, giocando in un certo modo e non avendo le caratteristiche di giocare in quel modo, soprattutto quando deve attaccare, quando deve fare la partita. Napoli è una squadra nata con il 4-3-3 per i giocatori che ha, perché non può giocare, prima rispondo alla domanda precedente, io 2 anni fa quando ho parlato di cammellone parlavo di passo e non di qualità, perché la qualità ci sta, alla fine critiche, però il problema è quello, il Napoli non può giocare con 2 giocatori che hanno un passo cadenzato, sì, ha bisogno di movimento, però poi la fluidità è scarsa. Ma il concetto è un altro, che la confusione che è nata sta che adesso non c'è Osimhen, ma quando ci sarà Osimhen, giocare a 3 significa non far giocare Mertens ed è un peccato, giocare a 2 significa far giocare Mertens sotto punta e non è il suo ruolo. Ecco la confusione, allora bisogna trovare una strada e capire: questi sono i 7-8 giocatori, questo è il portiere e questo è il portiere, questo è il difensore e questo è il difensore, questo è il 200 campista, e si va avanti. Le squadre devono, si guardano, cioè noi, molti lo sanno, ma io lo dico per esperienza, solo con girando gli occhi sai l'abitudine del compagno che hai vicino quando giochi 10-15 partite di seguito, ma quando cambi posizione e poi cambi compagno non sai, c'è il calciatore che vuole la palla sui piedi, chi lo vuole in profondità, chi lo vuole, chi fa l'elastico, ecco, tutte queste cose sono quei trucchi del mestiere che si impara nel campo invece fai una formazione ogni 3 giorni la cosa diventa più difficile. Andiamo da Claudio, buongiorno. Buongiorno, ciao, ciao a tutti e buongiorno al direttore. Buongiorno. Volevo fare una domanda molto breve. Tra tutti i difensori del Napoli, esterni e centrali, eccetto Koulibaly, che se arriva all'offerta sicuramente lo cedono, quale giocatore il direttore terrebbe, perché per me ce ne sono tanti che devono andare, e chi può essere quel giocatore invece in giro in Italia e fuori di personalità che può cambiare realmente le sorti del centrocampo? Grazie Claudio, grazie. Allora io ho detto, Claudio, a parte con il balino si discute, sono tutti dei buoni giocatori, ma nessuno è un ottimo giocatore. Chi terrebbe, Claudio, la domanda è precisa, chi terrebbe a parte con il balino della difesa dei 7-8 difensori? Ma non lasciano terrei con tutti i pareggi e i difetti, perché un invece le chiedeva un giocatore di personalità a centrocampo. Io integro questa domanda di Claudio perché Ivan le chiede se il Napoli cedesse Fabiano e Lobotka, chi prenderebbe tra Locatelli e De Paul? No, ci discute proprio Locatelli anche io. No, ma io a proposito di questo volevo dire a Claudio anche De Paul prenderei. Se mai io preferisco l'altro perché tiene Zerischi, tiene indubbiamente come caratteristica Locatelli, allora il concetto è un altro. Io avevo detto a fine
anno calcistico, che il Napoli aveva bisogno di un grande difensore e io avrei preso Thiago Silva. Io, cioè, da che anche di personalità per rispondere a Claudio. Bravo. Però andiamo da Manuel. Però vai contro poi quelli che sono gli asset della società. Lo so, è così, anche se poi Diego Silva allora, è andato al Chelsea, non è andato a un club minore, devo dire. Penso che tra Chelsea e Napoli avrebbe comunque scelto il Chelsea. Manuel, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno, auguri al direttore. Auguri a te. La domanda che faccio al direttore, dottore, quando ci incontriamo per la calcia? Che io c'ho anche un caduto. Quando vuoi, sai, devi venire a fare Vomero. E tanto è il governatore pronta. Del Vomero, quindi insomma. Allora mi quando ho telefono e lascia il mio numero, perché c'ho anche un... lascia l'altro numero, va bene. Ho anche un caduto, c'ho anche un... andiamo avanti. No, il direttore ha perso una scommessa con me, perché devo dire la verità, è stato di parola, perché io dicevo che Mertens rinnovava e lui invece diceva che Mertens andava via. Vabbè. E la domanda qual è? Ma dopo aver visto ho anche un cadeau per lei, direttore, per questo. Grazie. La domanda è, direttore, lei non vede come me il bicchiere mezzo pieno del Napoli nel 2020, Coppa Italia, vittoria, comunque siamo comunque in zona Champions, dobbiamo affrontare una finale di Supercoppa. A me non interessa giocare bene, perché i tifosi devono dimenticarsi Sarri, non tornerà più giocare. Io voglio vincere, anche con gli autogol all'1-0 alla fine. A me non interessa, un pensiero mio personale. Quindi non voglio sapere se anche voi vedete il bicchiere mezzo pieno. Grazie, no, pure io l'ho detto prima. Ci vediamo. L'ho detto prima. Ho detto che la Coppa Italia è stato quello che ha fatto pendere verso la sufficienza la bilancia, perché a mio giudizio sarebbe stata una insufficienza, tra la mediocrità e l'insufficienza. Questo amico Antonio scrive: se al posto, Federico, se ne pensi, se al posto degli partenti a costo zero Isai e Maximovic in Napoli prendesse Bernà e D'Ambrosio e ci sta una centrale. Sono sempre giocatorini. Va bene, poi ancora. Va bene, bisogno del Napoli, che vuole fare? Il Napoli ha bisogno di personalità. È vero. Mamma mia. Andiamo da Angelo, buongiorno. Ciao, buongiorno e tanti auguri innanzitutto. Auguri a te. Allora, due valutazioni e osservazioni, e quindi volevo ovviamente una valutazione da parte del signor Fedele. Primo, la grossa delusione secondo me è stata quella del polacco e di Fabian Ruiz, perché con il polacco e Zielinski, perché voglio dire, con un Bakayoko che prende le mazzate, diciamo così, quei due con la tecnica che almeno sembravano di avere, anche senza un regista, potevano farci divertire. Invece per me, a parte il tunnel di Zielinski, ogni tanto fu tunnel, poi dice ma povero, non è che questa è... Seconda cosa, poi il discorso è questo: c'è l'idea che quest'anno o la va o la spazi, cioè proprio perché il campionato è modesto, quest'anno ci sarebbe la possibilità di vincere il campionato. E non a caso, secondo me, De Laurentiis ci ha stupito tutti con l'acquisto di Bakayoko. Ora, purtroppo la sfortuna si è accanita. Io spero che la società abbia idee chiare sui recuperi di Mertens e Osimhen, perché noi non ci stiamo capendo niente, per la verità. E temo purtroppo che il ritorno sia lungo. Ma se è così, ma noi mica possiamo stare solo col petale. Poi se vogliamo galleggiare. Okay, anche perché non è tanto. Il presidente è stato chiaro, perdonami. Grazie, no, voglio dire, io non compro nessuno. Sì. Ed è una petaglia che non ci serve, non ci serve, lo dovevano pensare prima, c'è sta merda. Direttore, ma quante bugie le ha detto sul mercato? Io mai, non ho detto la verità spesso, ma no, mai dico quando era dirigente del Parma, ma cose. Mai detto bugie. Secondo lei, se Giunto le ha detto a Sky non dicevo nessuno. La verità. Ho capito, ma se Giunto dice non prendiamo nessuno, sono due cose diverse. No, se Giunto l'ha detto, come ha detto a Sky, non prendiamo nessuno, e poi invece arriva qualcuno, non è che non ha detto la verità, cosa che avrei fatto pure io. Vabbè, intanto non ha detto bugie. Su Osimhen diamo aggiornamenti. Oggi il Napoli in campo alle 15. Osimhen torna domani, verrà verificata le condizioni, ma però la situazione non è molto semplice. La situazione da quello è molto chiara. Neanche il io credo che ci voglia un altro mese. Altro mese, detto. Il Napoli spera di farcela per la Supercoppa. Vediamo però domani come sta il ragazzo. Andiamo da Gino, credo l'ultima telefonata. Gino, buongiorno. Bene, buongiorno. Vai Gino, non essere cattivo, che è l'ultima telefonata dell'anno. No, non voglio essere davvero cattivo, anche se molte volte non mi trovo d'accordo con il signor. No, ma queste sono. Dai.
Allora, volevo dire, io ho fatto una considerazione che è stata letta anche dal presentatore, sì, che adesso ci stava parlando, che il Napoli, sì, secondo me, è una squadra femmina, che sì, molte volte è costretto. Io sono per le femmine, no, un momento, io sono per le femmine. Vabbè, sì, nel senso di subire invece che aggredire. Esatto, concetto... questa è una vecchia espressione, un vecchio concetto fatto... che usava molto spesso Brera, come giornalista. Infatti il Napoli, secondo me, è andato bene contro squadre che hanno giocato contro di noi, cioè l'Atalanta, la Roma, eccetera, e quando siamo riusciti ad andare in vantaggio subito contro il Genoa, per esempio, siamo andati in vantaggio i primi 10 minuti e abbiamo fatto una goleata. Dove dovevamo proprio? Il problema contro le squadre giuste. L'abbiamo detto. O si va in vantaggio dopo l'ora di gioco, quando si scambiano fisicamente e si incomincia a lungare. Scusami, perdonami. La considerazione che facevo è questa. Allora, permesso questi dati che io leggo poi da tifosi, insomma, voi siete esperti, mi dite se sono d'accordo. La domanda è, da questi dati si può dire che non abbiamo un gioco che contribuisce a queste cose? Grazie Gino, buon anno. Direttore, rapidissimo, siamo in 30 secondi perché... Sì. Questo è un campionato dove non ci sta un favorito. Si pensava che fosse l'Inter, si pensava che era la Juve, ma fanno alto e basso. Ok? Punto primo. L'abbiamo dimostrato noi giocando contro, sì, l'Inter. Noi il rammarico è che siamo in confusione. Parlo di siamo come Napoli Calcio. Non si sa se gioca a 3, non si sa se gioca a 2. La malattia di Gattuso, che mi auguro possa stare bene, certo, presto, e gli auguro veramente un ottimo 2021. Però il Napoli può lottare con tutti i suoi pregi e difetti per andare in Champions, per vincere il campionato. Purtroppo non ne parliamo, ha dimostrato che non ci stanno giocatori di grande personalità. Sì, la personalità e anche la continuità e la mentalità in questo Siamo momento. D'accordo? Direttore, grazie, ci sentiamo magari domani. Grazie solo per gli auguri. Grazie a voi, ci sentiamo domani per gli auguri. Grazie al nostro Enrico Fedele, moltissimi messaggi. Saluto Vittorio da Salerno, saluto questo amico Nunzio che dice prendiamo il Papu Gomez, salutiamo anche l'amico addirittura 3 il voto, perché è la rosa più onerosa dell'era De Laurentiis. E poi ancora altri messaggi, ma ci siamo anche domani con Marte Sport Live alle 13. Stasera 19:30, ovviamente Marta Sport Live Tito al bersaglio con Raffaello e Andrea Falco. Adesso gli amici di Very Good con Gaetano Gaudiero, super scatenato, che vuole fare la colita, quel ballo si mette dietro, no? Quel ballo con le mani dietro, immagino, con Diego e con Vincenzo Onesis. Grazie a Luciano De Santis, da parte mia a Dario Sarratara un abbraccio. Sentite Radio Marte, c'è Very Good, ciao. Marte Sport Live Radio Marte, gli Stati Uniti della Campania.